estate, tempo di Natale. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì ragazzi, estate, tempo di Natale. Siamo ancora in estate, sebbene oramai siamo a settembre inoltrato, però ancora estate è e già si pensa al Natale. Quest'anno lo prendiamo un po' più alla larga il periodo natalizio, proprio perché ho pensato di spiegarvi, o di farvi vedere almeno, come io faccio le casette per il presepio. E ho pensato che se non ve lo facevo vedere adesso, poi era troppo tardi a novembre, non avreste mai avuto il tempo di farle, o già magari le avevate comprate in qualche mercatino. Invece no, no! Quest'anno nel presepio deve esserci assolutamente la casetta di Arte per te. In questo video, che può sembrare un video più easy, in realtà sono contenute delle nozioni molto importanti di modellistica. Forse voi non lo sapete, ma io ho insegnato anche modellistica in accademia, sì. E tra l'altro in accademia modellistica è una materia molto molto importante perché aiuta alla disciplina e alla concentrazione. Quindi già il solo stare attenti a costruire bene una cosa fa sì che voi possiate disegnare e dipingere meglio. Ho deciso di fare quindi una nuova playlist, che non sarà una playlist che verrà rimpinguata in maniera periodica con una cadenza mensile come magari faccio con tutti i corsi di Arte per te, ma ogni volta che creerò un oggettino che possa rientrare in un contesto di modellistica lo andrò ad inserire là dentro. Abbiamo fatto il faro, ve lo ricordate? Vi metto qui tra le informazioni il link, il video per andarlo a vedere. Il faro è un progetto di modellistica, la casetta del presepio è un progetto di modellistica. Oggi tra l'altro vi svelo un segreto solo mio, un modo molto particolare di fare le tegole. Vediamo se vi piace l'escamotage che ho trovato. E allora spostiamoci di là e andiamo a fare la nostra prima casetta per il presepio. Ed eccoci pronti sul nostro piano da lavoro per creare le nostre casette per il presepe. Allora, cominciamo subito. Vedete un tavolo pieno di materiali, ma ovviamente è tutto intercambiabile con quello che avrete a casa. Innanzitutto le colle. Io qui, come vedete, sia la pistola della colla a caldo che la colla attaccatutto. Scegliete voi quello che preferite. Io userò la colla a caldo per fare prima perché sto facendo il video, ma andrà benissimo anche un attaccatutto, anche una vinilica se avete ancora più tempo da perdere. Ci occorrerà la nostra pasta di struttura. Qui ho quella dell'acrelando e qui ho quella che abbiamo fatto insieme qualche video fa, che come vedete si è mantenuta morbida e perfetta col metodo di conservazione che vi ho suggerito. Se vi siete persi il video per creare la pasta di struttura, cliccate qui e accederete direttamente al video, oppure accedete tramite le schede informazioni che sono qui, oppure cercate link nel box informazioni. Dei bicchierini di carta, dei colori acrilici, dei pennelli di poco conto, un tagliabalza, una riga e o una squadretta, se le avete tutte e due è meglio, una spatolina e una matita. La casetta la faremo di cartoncino. Io ho qui del cartoncino Bristol, spesso 3 mm, ma voi potrete usare i retroalbum, gli scatoli dei cereali, qualsiasi tipo di cartone voi abbiate. Potete riciclare un cartone che sia abbastanza spesso e quindi che riesca a trattenere un pochino di umidità. Potete usare anche la balsa se volete farle in legno e sarà esattamente la stessa cosa. Stesso problema per quanto riguarda lo spessore, la balsa abbastanza spessa, se no si imbarcherebbe con l'umidità della pasta da struttura. E poi naturalmente il Bristol comunque lo vendono in tutte le cartolerie e stessa cosa vale per un foglio di cartoncino ondulato. Potrete prendere anche dei fogli più piccoli, li vendono anche alla Lidl ogni tanto in offerta, di qualunque colore perché tanto li dipingerete. Io ce l'ho marrone, quindi lo uso marrone. Cominciamo subito. Ok, abbiamo qui il nostro cartoncino e possiamo cominciare a creare le nostre casette. Io su un lato vi faccio il disegno così in soldoni, il tipo di casetta che vorrei creare. È una normalissima casetta a spioventi, quindi vabbè, qui la sto facendo molto in soldoni, e poi con il vano attiguo a modi ovile, col tetto così in discesa. Bene, cominciamo subito. Allora, come prima cosa dobbiamo creare le pareti perimetrali della casa più grande.
anche decidere la sua larghezza ed il suo spessore. Io vorrei farla larga più o meno così, quindi proprio qui andrò per più o meno proprio così, e quindi vorrei farla un 6 centimetri, no, ma anche più piccolo, 5 centimetri e mezzo, ecco, 5 centimetri e mezzo, e prendo 5 centimetri e mezzo da una parte e 5 centimetri e mezzo dall'altra. Accertatevi naturalmente che il vostro cartoncino sia in squadra. Tiriamo la nostra linea e da qui ricaveremo il fronte e il retro. La larghezza invece, lo spessore, lo farò di 4 centimetri, quindi 4 centimetri da questo lato e 4 centimetri dall'altro. Per adesso sto badando alle mura perimetrali. Per quanto riguarda il casotto invece, lo farò largo, il casotto andrà addossato sulla parte, lo addosserei nella parte laterale, quindi se è 4 il casotto dovrei farlo di 3 centimetri circa, quindi ancora più piccolo, e taglio i miei pezzi. Prendiamo le pareti frontali, diciamo così, quelle che fungeranno da proprio casetta. Io la sto facendo proprio piccola perché immagino che voi facciate dei presepini piccoli, ma naturalmente le misure potete variarle. Allora, abbiamo detto che il fronte della nostra casa sarà largo 5 cm e mezzo. E adesso devo prendere la misura mediana di 5 cm e mezzo da una parte e dall'altra. Quindi uniamo i due punti, perché con questa linea così potremo segnare la parte mediana della casa, la parte più alta, la punta del tetto per intenderci. Allora, io voglio che la mia casetta in totale arrivi qui, ok? Così ad occhio, e vedo quanti centimetri sono. Dai, facciamola 4 centimetri e mezzo in altezza, quindi qui. E quindi prenderò 4 centimetri e mezzo anche dall'altra parte. Ora vorrei che il mio spiovente arrivasse più o meno qui come altezza, ok? Quindi che fosse di 3 centimetri e 3, quindi prenderò 3 centimetri e 3 da questa parte, 3 centimetri e 3 da quest'altra parte, e traccerò il mio spiovente, ok? Quindi avrò il fronte della casina. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. A questo punto prendiamo le paretine laterali, che saranno queste, una e due per intenderci, che dovranno essere alte semplicemente 3 centimetri e 3. Quindi farò due rettangolini che saranno 4 cm per 3 cm e 3. Tagliamo tutti i pezzettini della prima casetta. Va bene? E questa quindi sarà la struttura della nostra prima casetta. Decidiamo dove fare così. Decidiamo dove fare le finestrelle. Abbiamo le linee mediane che ci potranno aiutare moltissimo in questo. Qui la cosa è relativa, perché una parete sarà occupata dal casotto, quindi la lasciamo stare. Nell'altra io farei solamente veramente un rettangolino, una, mentre qui magari farò il portoncino al centro. Bene, adesso segno il portoncino e le finestrelle. Naturalmente il portoncino al centro, l'apertura, e le finestrelle nei due lati, nella parte davanti, e casomai ne farò soltanto una più grande dietro. Qui non vi sto a dire le misure, fatele come volete, perché sennò vi verrebbero tutte casettine uguali. Invece, anche se ne fate più di una, variando la posizione delle finestrelle, varierà anche la forma. Idem anche per quanto concerne la forma dello spiovente: potete farlo piatto, potete farlo solamente da una parte, insomma sbizzarritevi, l'importante è capire la tecnica. Ed ecco qui. Perché faccio le aperture? Perché poi dentro potete mettere le lucine e esce fuori la luce quando il presepe è al buio. E adesso facciamo l'ultima apertura, che ho fatto un po' a mezzaluna.
Adesso dobbiamo fare gli spioventi del tetto, che non saranno definitivi, ma saranno solamente le basi per attaccare poi il cartoncino ondulato. Lo spiovente del tetto dovrà attaccarsi quindi qui ed essere più o meno più lungo di 5 mm, 6 mm rispetto alla lunghezza della parete laterale. Ok? Quindi fate attenzione però, io monterò la mia casetta così. 4 cm in lunghezza più i 3 mm dello spessore, perché l'angolo non lo costituirò esterno, cioè così, ma lo costituirò interno, quindi allungandone il perimetro e ponendo la parete dietro le due facciate, quindi incastrata, incastonata così nel mezzo, va bene? Perché questo fa cambiare notevolmente le misure a seconda che voi facciate questo lavoro o questo lavoro, quindi state attenti a come decidete di incollare. È la stessa cosa, ma cambiano le misure, quindi prendete le vostre misure. Allora metto una strisciolina di colla a caldo, mi raccomando, se usate la colla a caldo fate molta molta attenzione perché bruzia, e attacco. Adesso il tetto deve essere quindi della lunghezza del nostro spiovente, sicuramente, quindi misuriamo il nostro spiovente, che è di ben 3 cm di lunghezza, scendendo un po' di più, quindi noi lo faremo largo 3 cm e mezzo il nostro tetto. Tagliamo gli spioventi e anche i nostri spioventini sono pronti, e non importa che rimanga questa fessura perché poi la camufferemo alla fine, perché adesso quello che dovremo fare è creare il nostro vano accessorio, diciamo così, più in là. E allora abbiamo detto che sarà largo, io già l'ho dimenticato ragazzi, 3 cm. Allora lo farò alto 2,5 cm nella parte sommale, ma la parte che invece scenderà sarà alta 1,8 cm. A questo punto avremo questo che dovrò montare in questo modo: 1, 2, 3 e 4, così. Punto di colla sul lato interno. E poggio, prendo il tutto e adagio qua dietro, così sembra la casetta di Heidi. Mi sto commuovendo. Allora, 1 e 2. E voilà. La mia casetta, vedete, con annesso ovile, diciamo così, non so cosa sia, potrebbe essere o la camera da letto o l'ovile, decidete voi, è pronta. Naturalmente si accede dall'interno, quindi sappiatelo, quindi è una parte della casa, non è proprio l'ovile. Ok, e la parte strutturale della nostra casetta è pronta, ve la faccio vedere da vicino. Con una spatolina la quantità che penso mi serva, quindi decido di colorarla leggermente aggiungendo un pochino di acrilico. Io metterò una punta di acrilico giallo, ma voi a questo punto potete farla veramente di qualunque colore desideriate. Benissimo, arrivati al tono che desiderate, il tono che voglio io è questo, voi lo vedete molto chiaro, ma in realtà è un marroncino molto molto chiaro, vi faccio vedere, visto? Tipo un cioccolato al latte, diciamo così, molto molto chiaro. Fatto con giallo, blu, rosso e nero, ovviamente. Vado con la spatola ad intonacare la casetta, cercando di essere il più ordinata possibile.
raccomando, intonacate dentro e fuori, così eviterete anche l'imbarcamento delle pareti, perché la tensione dell'umidità sarà costante sia da fuori che da dentro. Una volta intonacato il dentro e il fuori della nostra casetta e ripulito ben bene tutte le aperture dagli eccessi di pasta, mettiamo a riposare il nostro corpo della casetta. Benissimo, eccoci qua. Quello che ci occorre sono le due parti del tetto, un po' di cartoncino ondulato e la nostra attaccatutto. In questo caso userò l'attaccatutto. Adesso, come prima cosa, prendiamo una striscia del nostro cartoncino ondulato, una striscia dritta, quindi la prima la tolgo e trattengo solo la seconda, e la metto da parte. Prendiamo un pezzo di cartoncino, mettiamo il nostro tetto così in orizzontale sul nostro cartoncino ondulato e sbordiamo da una parte per niente, mentre dalle altre tre parti sbordiamo veramente di qualche millimetro. Diciamo che non rimango a filo, in modo che si abbia una leggera sfalsatura dai tre lati, tranne che da uno, che invece sarà quello sommitale dello spiovente. Adesso dobbiamo fare le tegole, e questa è la parte più divertente. Vi avvicino perché è una genialata che pensai in accademia per fare il mausoleo di Galla Placidia che vi ho fatto vedere. Allora, abbiamo questo rettangolino, poniamo il caso che io voglia fare tegole da 7 mm, quindi io prendo 7 mm e me lo segno forte forte di qua e di qua, proprio faccio un bel puntone, poi lascio un millimetro circa e mi segno altri 7 mm, quindi segno l'inizio e la fine, spero che voi vediate. Quindi qua siamo a 7 mm, lascio un millimetro circa che segno e vado a segnare gli altri 7, lascio un millimetro circa e vado a segnare gli altri 7, lascio un millimetro circa e segno gli ultimi 7. Ok, perfetto, faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, anche con la vinavil questo lo potete fare, e sporcate tutta la superficie così, perché ci serve anche la durezza del fondo. Attaccate il cartoncino, fate veloci perché l'attaccatutto sul cartoncino è proprio senza pietà, come l'attacca, attacca in un minuto. Pressate bene e fate la stessa cosa anche sull'altro. E adesso, una volta che si è ben bene appiccicato, facciamo le tegoline. Come si fanno? Molto semplice. Prendi la squadretta e punta sui primi 7 mm. Col tagliabalza passa velocemente su uno e poi passa sul millimetro successivo che avevi segnato. Così. Proppete. E togli quel, voilà, gradino in eccesso. Ok, facciamo la stessa cosa anche sotto, creiamo il colore che vogliamo sia il nostro tetto. Parto io da una base rossa. Ok, arrivati al color mattone che desiderate, quindi lavorate il colore finché non siete a tono, spennellate su tutto. Ok, ecco il nostro tetto, lasciamo asciugare anche lui, non sono carine le mie tegole. Bene, vi ricordate la linea che vi ho fatto mettere da parte? Anche questa, però in maniera molto leggera, intagliatela leggermente. In questo caso non avrete un appoggio, quindi tagliatela molto leggermente e appiattite, diciamo così, senza tirare via il pezzettino di mezzo.
tra una tegolina e l'altra. Allora, fate di quella striscetta che vi ho fatto mettere da parte prima una serie di tegoline, così, e piano piano, senza togliere tutto, ma togliendo solamente il primo strato di carta, appunto, dividete le tegoline senza separarle totalmente l'una dall'altra, cioè non tagliate in toto la carta, ma appunto soltanto la parte colorata, la parte marroncina. E date un colpo di colore anche su questo. Mettiamo la prima la colla nella parte più piccolina e facendo un movimento a ritroso, tac, così, agganciamo. Adesso andiamo ad incollare le due parti del tetto, quindi anche qui abbondante colla nella parte superiore, e se deve cadere meglio che cada sull'interno e non sull'esterno, quindi mantenetevi più sull'interno. La parte a filo verso la parte centrale, dopodiché prendete la parte centrale e coprite quello che è la parte appunto che è rimasta così senza guarnizione, quindi questa parte esterna, con la striscia che avete fatto. Quindi prendete un paio di forbici, sporcate il tutto di colla a caldo, specialmente nella parte centrale. Io sto facendo uscire un po' le tegole, poi taglierò l'eccesso. Io mi fermo qui invece, vi ho fatto vedere proprio la parte strutturale per costruire una casettina. Adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo di là. Molto carina, magari messa su un pendio, su una collina. Vedete com'è venuta bella con la pasta di struttura fatta in casa? Insomma, anche la nostra pasta di struttura funge benissimo. Insomma, non avete più scuse, cominciate a fare il presepe e sicuramente quest'anno del presepe la casetta di arte per te deve esserci. Io spero che questa casetta vi sia piaciuta e spero che questo video vi sia utile per i vostri progetti di modellistica su presepe. Vi ho fatto vedere una serie di materiali, vi ho fatto vedere il tetto come l'ho fatto. Non è troppo carina la tegola fatta in questa maniera? Secondo me sì, è di grande effetto. Ora sbizzarrite voi la vostra creatività. Troverete la scheda con le misure della casetta naturalmente sulla pagina Facebook di Arte per Te. Vi metto qua sotto il link nel box informazioni. Spero di avere il tempo di caricarla al momento del video, se no pazientate un paio di giorni e arriva subito. Non vi augurerò buon Natale perché mi sentirei ridicola a farlo in maniche corte, però vi dico buon lavoro. Allora, preparate la prima casetta da presepe, seguiranno il pozzo e magari anche la grotta, perché no? Bene, basta cianciare, vi aspetto numerosi, sempre su Due Cuori Una Cappa, insieme a Gabriele e sul mio nuovo canale Ombretta, che oramai non è più tanto nuovo e non siete venuti a trovarmi in tanti. Aiutatemi a far crescere anche quel canale, perché è un canale a cui tengo, in cui sto cercando di mettere dei contenuti nuovi, beauty, bellezza, intrattenimento, argomenti più leggeri, ma spero trattati sempre con creatività. Vi aspetto anche di là, non mi lasciate con la porta aperta ad aspettare e un uscio vuoto. Spero di avervi impietosito abbastanza e vi rimando al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, e andate a fare il presepio anche se è settembre.